posta fibre. Abbiamo prenotato una camera nel centro del borgo e l'affaccio è sul lago. Ci riposiamo un po', dopo andiamo a fare una passeggiata lungo lago. Vediamo che fervono i preparativi per una grande festa e, incuriositi, chiediamo informazioni. Proprio oggi e domani ci sarà l'annuale festa del crocefisso e del subacqueo. Che fortuna, senza saperlo siamo capitati qui proprio il giorno della festa. Dopo cena ci sistemiamo in riva al lago in attesa di vedere i subacquei che riportano in superficie la croce sommersa nelle acque del lago. Il momento clou della serata è quando la croce illuminata e recuperata dalle acque viene portata in processione sul lago. L'avvenimento viene enfatizzato quando i fuochi d'artificio posti dentro al lago incominciano a scoppiettare, creando un'atmosfera particolare. È passata la mezzanotte, è ora di riposare, ma la festa del paese incomincia adesso. L'orchestra incomincia a suonare forte forte, la gente balla, urla, canta e si diverte. Poi improvvisamente alle 2 di notte partono in fuochi d'artificio proprio sotto di noi. Spettacolare e bellissimo. Certo, ci siamo divertiti, abbiamo visto una bella festa. Ma non abbiamo dormito mai.